ringrazio e mi faccio forza della presentazione del sottosegretario Bucciarelli, perché è esaustiva e quindi non mi permette di affrancarmi su quella che è la disamina strategica del momento, così come vorrei affrancarmi nel addentrarmi nei tecnicismi e delle esigenze delle singole forze armate, perché vedo una nutrita compagine delle singole forze armate che saprà sicuramente portare in dettaglio quello che, di cui ognuno ha bisogno. Così come mi avvantaggio del fatto che ci sono alcuni onorevoli in aula per sollecitare la loro attenzione a un'esigenza che ho sentito durante tutti i miei 46 anni di carriera, ma soprattutto negli ultimi tre, quando mi è toccato pianificare lo strumento militare di cui oggi parliamo. E quindi ricordo che il compito principale del Capo di Stato Maggiore della Difesa è, in adesione agli indirizzi che dà il Ministro della Difesa, predisporre e impiegare lo strumento militare nel proprio complesso. Nel complesso. Non è un esercizio difficile, ma non è neanche facile. Bisogna richiamare i principi della pianificazione, che facciamo anche quella più semplice, quella di tutti i giorni, quando pianifichiamo anche una vacanza. Quindi bisogna sapere dove si vuole andare, che cosa si vuole fare, con chi si vuole andare, quanto tempo rimaniamo nella missione, in quel luogo, e come farlo. E quando da capo ti trovi davanti a queste semplici domande, che sono in inglese fai why, where, when e così via, cerchi di fare appello a tutta la tua conoscenza, ma anche ai documenti che hai in mano. E per fortuna, come è capitato a me, ho tra le mani un documento pesante di una persona illuminata e saggia quale è il ministro Guerrini, che già tre anni fa, perché me lo ricordo benissimo, presentava una situazione non dissimile da quella che oggi il sottosegretario Bucciarelli ci ha evidenziato. È una situazione molto analoga. Per curiosità e per vostra conoscenza, mi sono dato a rivedere questo documento che mi sono trovato tra le mani a quel tempo e che il ministro Guerrini aveva presentato in un'audizione parlamentare. Quindi già a quel tempo al terrorismo si affiancava la competizione strategica dei grandi stati e soprattutto un'assertività della Russia, parlo del 19, quindi tre anni fa. Sto sottolineando questo perché poi tra il dire e il fare a volte c'è un abisso. In quello stesso documento, proprio perché c'erano stati degli impegni istituzionali, impegni di governo a livello delle alleanze, uno pensa di poter far conto, per esempio, non di passare dall'1,2 al 2% d'amblée, ma magari con uno scalare positivo adeguato, e invece magari scopri che questo non è proprio nelle corde di chi sta, che ha la responsabilità del paese per prioritarie esigenze del paese stesso. E quindi uno si trova a pianificare con una coperta che è particolarmente corta, e comunque, come se non bastasse, ci sono anche moltissime sfumature di grigio in questa impostazione. Se per dei paesi, anche a noi alleati, il bianco e nero è un discorso ineludibile, per noi parlare di sovranità iniziamo a distinguere fin dove ci vogliamo spingere. Parlare di missioni autonome e non in alleanza se ne deve parlare in maniera approfondita. Del resto, se oggi tra di noi, che siamo tutti addetti a lavoro, quello che stiamo dicendo è comprensibile, i nostri concittadini che vengono da tre generazioni di pace, gli rimane incomprensibile questa situazione tra Russia e Ucraina, e gli rimane incomprensibile il perché della guerra. Per tanti anni abbiamo pensato che poter essere amici di tutti ci poteva garantire questa pace eterna, e oggi invece ci troviamo che non tutti sono nostri amici e che la pace non è eterna. La pace ce la dobbiamo guadagnare, e l'Italia, nel definire dove vuole andare, deve
deve definire, essendo uno dei paesi più potenti al mondo, sta dentro il G7, definire se vuole essere parte attiva o se vuole essere un follower. Quindi, innanzitutto, se ci vuole stare al gioco, quindi giocare questa partita in Serie A oppure in Serie B o in Serie C, come giocarla e quindi poi a discesa con quali mezzi. Sto dicendo questo e affronto dei temi specifici che mi stanno particolarmente a cuore. Come sapete, le forze armate si ispirano alla Costituzione, allo spirito democratico della Repubblica, e questo è stato uno dei nostri mantra da sempre. Oggi qualcuno ancora lo mette in discussione, cioè avere delle forze armate fedeli alla Repubblica per noi è qualcosa di assodato. E quindi sto citando l'articolo 52, per esempio, che allo stesso tempo cita che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, ma una volta che abbiamo tolto la firma militare, dov'è l'obbligo, il dovere di ogni cittadino e come potrebbe concorrere? E quindi torna alla memoria, per esempio, un altro ministro che per sue particolari propensioni ci ha parlato del dual use e resilienza. E siccome io, piuttosto che vedere i difetti nelle persone, mi piace vedere i pregi, mi sono domandato a quel tempo, per esempio, che cosa potesse significare la parola resilienza per un paese come il nostro. Sapete che questi giorni si narra sui giornali che Zelensky sta tentando di mettere insieme un esercito di 1 milione di uomini, a parte uno si domanda dove li va a prendere, ma poi che cosa gli fa fare e come? Dispone di 1 milione di uomini, a mandarli al macello può essere anche un'opzione, ma uno dovrebbe averli addestrati. E questi temi non sono mai stati portati in maniera approfondita a un dibattito parlamentare, perché nello stesso tempo, mentre parliamo di sovranità, la sovranità è cosa vuol fare il nostro paese. Se anche vado all'articolo 11 della Costituzione, così tanto dibattuto dai pacifisti o pseudo-pacifisti, perché io mi sento un pacifista, io mi sento una delle massime espressioni di pacifismo, mettendo la mia vita a disposizione del paese per garantirgli pace e sicurezza. Allora, se torno all'articolo 11, sicuramente noi non faremo mai una guerra di offesa, quindi una guerra imperialista, perché riproponiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, così come soluzione delle controversie internazionali. Ma sicuramente i nostri padri fondatori e tutti quanti noi che ci riconosciamo nella Costituzione vediamo che addirittura siamo pronti a mettere a disposizione una parte della nostra sovranità per garantire la pace e la sicurezza internazionale. E questo sembra scontato, quindi, che dobbiamo stare nelle alleanze. Ma come ci vogliamo stare? E questo cedere parte della sovranità significa che la parte integrale la manteniamo noi? Per fare che cosa? Significa che accanto a difendere lo Stato c'è anche l'esigenza, come diceva prima il sottosegretario Cucciarelli, difesa degli interessi nazionali? Ma questo è ancora un tabù in Parlamento? Andare a difendere gli interessi nazionali. Quali interessi nazionali? Energetici, quello dei flussi, i flussi migratori, il traffico dei beni e dei servizi, il flusso finanziario, i nostri concittadini che vanno a fare turismo in giro per il mondo? O mi devo limitare alla difesa del territorio, quindi dei confini? E adesso che è venuta così evidente l'esigenza di una crisi energetica, l'Italia è pronta, vuole andare a difendere gli interessi energetici là dove questi ci sono? È pronta ad andare eventualmente ad affiancare un governo libico o algerino qualora i pozzi di petrolio o di gas non fossero disponibili? O stiamo aspettando... Ma non... Guarda, Raffa, non si tratta di essere interventisti. Per me, dal mio punto di vista, quale ex capo di Stato Maggiore, si tratta di capire esattamente cosa vogliamo. Dopodiché, come abbiamo ben capito che per fortuna non faremo più guerre di
occupazione colonialiste e imperialiste, mi piacerebbe sapere se devo pianificare uno strumento autonomo in grado in maniera adeguata di risolvere certi problemi per il paese oppure no. Perché se qualcuno ancora crede che i nostri alleati sono disposti a venire a toglierci le castagne dal fuoco, vi dico che questo è errato. Per averlo provato con mano più e più volte a provare a dire che la Libia, così come il fianco sud, non è un problema esclusivo dell'Italia, ma è un problema di tutta l'Europa e della NATO stessa, e che mi rimaneva incomprensibile capire perché avremmo dovuto essere interventisti in Siria, dove c'era un terrorismo e c'erano i russi, quando terrorismo e Russia c'era anche in Libia. E magari la Libia a noi è così evidente perché poi è il tappo a tutta una serie di situazioni che si sviluppano più a sud. E mentre dico questo, ricordo alcune audizioni in commissioni magari riunite di Camera e Senato Esteri Difesa, dove, lo dico per gli onorevoli parlamentari, non è che devo essere io capo di Stato Maggiore della Difesa che porto il compitino di dove voglio andare a fare le missioni di stabilizzazione della pace, ma logica e raziocinio vorrebbe che questa Italia, parte del G7, fosse in grado di definire una strategia, rivederla costantemente e poi passare agli addetti ai lavori, che hanno solo un compito tecnico operativo, tale da poter attuare quello che devono fare. Ecco, noi abbiamo tanti anni da recuperare, ma abbiamo anche tante risorse. Non è che siamo l'ultimo dei paesi, noi siamo un paese tecnologicamente avanzato, ma prima ancora di dire tecnologicamente avanzato, io direi culturalmente avanzato. Noi alle nostre spalle abbiamo 2000 anni di storia. E se lo guardo sotto profilo militare, io posso andare a lezione con tutti gli antichi romani, da Machiavelli, da Leonardo, da Mazzini, fino ad arrivare alle guerre risorgimentali e anche alle ultime delle missioni di pace che abbiamo effettuato. Non ho nulla da invidiare a nessuno. Vi faccio un altro esempio. Se il mio omonimo russo si può permettere una strategia Gerasimov, dove chiaramente una guerra ibrida la si vede come imminente e necessaria, da parte nostra non è neanche ipotizzabile strutturare un concetto strategico di quel livello. Ma siccome qualcuno gli dice che dobbiamo riportare la Russia ai fasti di un tempo, non c'è altra soluzione. Quindi stiamo parlando di guerra ibrida, multidimensionale. Anzi, non c'è più limite, non c'è più etica, ogni mezzo è buono per combattere e per raggiungere il risultato. E noi, paesi dell'Occidente, evoluti, tecnologicamente avanzati e culturalmente ancora di più, che cosa stiamo facendo? Sono queste le domande che ogni giorno il Parlamento, rappresentante del popolo sovrano, dovrebbe porsi a salvaguardia del paese. E io vi invito a farlo. Dopodiché noi tecnici più facilmente ci troveremo a individuare se devo decidere di focalizzare le risorse su una guerra convenzionale, una guerra ibrida, una guerra multidominio, perché la guerra purtroppo, al di là delle nostri convincimenti, è diventata una realtà. Ma qualche anno fa, quando questi problemi erano così evidenti e si parlava mettendo in allerta il sistema, ecco, onestamente mi sentivo un po' come una Cassandra. E non è che non c'erano le avvisaglie, mi sono trovato più volte a dire: guardate che il prossimo shock, non ho detto che sia una pandemia, il prossimo shock sarà uno shock di quelli classici, come quello che stiamo vivendo, che poi accaduta porta delle crisi come quella che stiamo vivendo, energetica, alimentare. E allora, sempre per tornare a cosa deve fare l'Italia, ma questa somma di problemi, è pensabile che ci sia solo una difesa a dare soluzioni? Io sono convinto da molto tempo che non è neanche ipotizzabile una soluzione adeguata a questo problema così grande guardando soltanto la difesa, ma è sicuramente un problema, come dicono gli americani, world government,
e vi faccio degli esempi banali. Se mi trovo ad essere impiegato in una missione di pace in Africa, sarebbe bene che a mio fianco venisse anche il Ministero degli Interni a fare polizia, venisse il Ministero della Sanità a fare degli ospedali, venisse il Ministero della Pubblica Istruzione a fare le scuole. Allora il Paese sarebbe resiliente. Allora già i nostri concittadini, ma anche dall'esterno, le spese per la difesa non vedrebbero più come un costo, ma vedrebbero viste come un investimento, un qualcosa che dà un ritorno incommensurabile al Paese. E allora non saremmo lì a fare la conta dell'1,2% che deve arrivare a 2 fra 10 anni, fra 20 anni, non si sa quando. Oppure la riduzione delle forze, e vi dico quello che succedeva 3 anni fa, mentre era ineluttabile la discesa a 150.000, non era prevedibile la salita al 2%. Ecco, ditemi voi come si fa a pianificare un qualcosa del genere. E quindi è questo che io vedo necessario, e lo vedo necessario con una iniziativa parlamentare pari a quella dell'atto Senato 2597, così si chiama, sì. Quello di Pero, che è benvenuto in questo momento, un momento di sofferenza delle forze armate, che hanno bisogno innanzitutto di risorsa umana, uomini e donne di livello, ai quali va garantita una vita decente tra le difficoltà che vanno affrontando. Poi va garantito che, e ce lo possiamo permettere, perché poi abbiamo anche un'industria per la difesa capace, strumenti allo stato dell'arte, investire nell'innovazione, nella digitalizzazione, e confido che, e almeno mi sembra che il mio amico Pino Capodragone stia seguendo quello che abbiamo impostato, una maggiore, sempre più maggiore integrazione tra le forze armate, che si possano confrontare in un scenario di multidominio che comprende anche, oltre le classiche dimensioni di terra, mare e cielo, lo spazio e la cyber, e in una maniera, fatemi dire, autonoma, si possono affrontare anche delle sfide dirette specificatamente al Paese. Ma quello di cui c'è sicuramente bisogno e si sente la mancanza è di una strategia. Che cosa vuol fare l'Italia, dove vuole andare, con chi ci vuole andare e come, poi sarà un discorso dei tecnici. Io vi ringrazio e spero di essere stato più di un'altra.